abbiamo scelto questo evento speciale nell'occasione del 60° dell'azienda Castello di Grumello, dove ci troviamo, perché noi produciamo un taglio bordolese, produciamo un'uva, un vino che è fatto con Merlot e Cabernet Sauvignon, come i nostri cugini d'Oltralpe, e abbiamo imparato un po' da loro a farlo, e loro da sempre utilizzano questa occasione di degustazione del vino dell'annata giovane per presentare il loro prodotto al pubblico. Abbiamo invitato altri 9 produttori, quindi in totale siamo in 10 produttori che si presentano a un pubblico selezionato con l'annata 2013 e ci mettiamo in gioco senza nulla da nascondere con il vino vero preso dalla botte. Ogni azienda ha le proprie peculiarità, le proprie caratteristiche. Castello di Grumello in particolare in questa occasione presenta un taglio bordolese fatto con Cabernet Sauvignon e Merlot, ma con una novità, una macerazione estremamente lunga che porta ad avere un vino estremamente complesso. Crediamo che questo possa essere il futuro per la nostra produzione di maggior spicco, che è il Colle Calvario, che è il nostro vino di gamma migliore. In questa cantina si vinifica dal 1700 e questa è una cantina storica. Sarebbe bello poter mettere vicino il vino del 2013 con il vino di 60 anni fa. Sarebbero sicuramente due vini completamente diversi. Oggi si vinifica con tecniche completamente diverse da quelle di 60 anni fa, ma perché l'obiettivo è assolutamente un altro. Oggi si produce, l'azienda produce vini di altissima qualità per proporli a un mercato di intenditori e di persone che vogliono godere della bottiglia del vino. Nel passato si produceva per integrare l'alimentazione. Anche in questa azienda i volumi di prodotto erano estremamente più grandi di quelli attuali, quindi vuol dire che si beveva molto più vino di quello che si beve naturalmente oggi, ma si beveva sicuramente non così bene come si beve oggi, ecco, questo è naturale. L'uso del legno, ad esempio, è uno strumento che è entrato in azienda negli anni 70, quindi sicuramente 60 anni fa c'era il legno, ma inteso come botte grande, utilizzata ancora adesso, ma per le linee, diciamo, non così elevate, perché abbiamo visto che i vini da riserva, le annate migliorano meglio nella botte piccola.